Papà, mi mancate così tanto. Non riesco a vedervi. Sembra che siano passati 10 anni da quando me ne sono andata. Amalia è ancora all'ospedale Necker qui a Parigi. È ancora molto malata. Ma sta migliorando molto. Aspetto giorno per giorno. Lo porto fuori dall'ospedale perché non posso più portarlo. La vita qui è molto cara. L'ospedale è molto costoso, ma non posso pagare donando la mia anima. I medici qui fanno miracoli. La mamma può vivere qui, ma con spese colossali. Tornare in Albania significa per lei la morte. Questo è il parere dei medici. Ho lavorato con tutte le mie forze mentali e fisiche, ma non ho ancora ricevuto i frutti del mio lavoro. Ho una buona prospettiva. I francesi hanno apprezzato il mio lavoro. Ma per ora mi trovo in una situazione finanziaria, morale e fisica difficile. Sono solo in una guerra del tutto impari. I problemi che devo risolvere ogni giorno sono innumerevoli ed estremamente difficili. In questi giorni sto cercando di prendere un appartamento vicino all'ospedale perché è costretta ad andare in ospedale 3 volte a settimana. Sono ancora nell'hotel duplex papà. Sono ancora un bivio per la prospettiva di mia madre. Forse questo è il bivio più grande della mia vita. Mi mancano molto Kate e Martin. Ma in questo momento non posso mandare loro nulla. Sono costretta a risparmiare più soldi possibile perché non so quando sbloccherai la situazione. Non posso risponderti al telefono. In questo momento non ho soldi. Sono felice solo per una cosa. Amalia sta vivendo. Sta iniziando a camminare un po'. Ti vuole molto bene a tutti. Soprattutto Katie e Martin. Rendi questo 1992 un buon anno. Padre, portami al telefono qualche volta. Ti bacio, Berti, Parigi. 23 dicembre 1991.